Teramo caccia del primo successo che in campionato risale all'ultima giornata della scorsa stagione quando l'11 allora guidato da Massimo Paci superò per 2-0 proprio la Viterbese ospite dei biancorossi. Sono trascorsi esattamente 5 mesi, soltanto 3 punti per entrambe in fondo alla classifica. Soprano non è al meglio al suo posto Bellucci che lo aveva già rimpiazzato in corso d'opera a Lucca. Guidi sceglie Buà e Rillo sulle fasce, a metà campo Rossetti, Arrigoni e Cucurullo autore del 2-2 in terra Toscana. Davanti Malotti e Rosso a supporto di Bernardotto. Viterbese schierata secondo i canoni del 3-4-3 e mediana l'ex Foglia in attacco Volpicelli, Murillo e Capanni che al decimo non sfrutta il grave errore di Piacentini, occasione gigantesca per il classe 2000 Scuola Milan. Di fatto un WhatsApp per l'incredulo Tozzo. Teramo sotto ritmo, contratto tutt'altro che sereno, Viterbese aggressiva, sbaglia anche Rosso, chance per Volpicelli, sinistro centrale incerto, Tozzo altro spavento. Subito dopo, versante opposto, l'ex Mantova si mette in proprio, converge e conclude il pallone forse deviato da Bisogno, lambisce il palo. 26esimo cross di Rillo, Buà vince il contrasto aereo con Urso, destro poderoso e grande risposta dell'estremo laziale. Non è finita sugli sviluppi del corner, colpo di testa di Piacentini di un niente al lato, dunque c'è anche il Teramo alla mezz'ora, piazzato dello specialista Rigoni. Bisogno si allunga e sventa, momento propizio, spunto di Bernardotto, invito in mezzo al lato del dunque, Malotti contratto da Urso, spinge l'11 di Guidi, l'inerzia sembra essere completamente cambiata, ancora pericoloso Bernardotto, reattivo Bisogno, classe 2000, ex Cavese. In avvio di ripresa però subito un rischio, si complica la vita a Rillo, perso un pallone sanguinoso da Volpicelli a Capanni che alza la mira, da ottima posizione il Teramo reagisce, calcio di punizione sempre vigile, l'estremo laziale. 68esimo, cross morbido di Rossetti, testa di Rosso, spalle alla porta, capolavoro di Marco Cucurullo, palleggio e girata, autentico gioiello, mix di tecnica e precisione. Secondo gol in 4 giorni per il centrocampista classe 2000 ex Cavese, arrivato dal Benevento. 1-0 Teramo, fuori Malotti, dentro Asio Osmanovic, a 15 dall'epilogo Fiorani per Cucurullo, Birligè al posto di Buà, tra gli ospiti Simonelli in luogo di Marenco, classe 2003, la Viterbese passa alla difesa 4, decisivo Tozzo proprio sul neo entrato ispirato da Adopo, subentrato a Foglia, pericolo di una certa consistenza frustrato dal portiere teramano, addirittura 6 minuti di recupero, ma gestione del vantaggio senza patemi, prima vittoria in campionato, finalmente Teramo.